Ciao Luca, eccoci qua. Conta che potrebbe sparire l'audio da un momento all'altro, però io leggo. Ecco, scusa, non ho mai mangiato. Allora, Oriota mi dici, terzino sinistro quanto perde? Dai, per forza, dai. È da cucina al camion. Odier c'ha 76, terzino sinistro, mentre destro 79. Attacco ZA SP nella posizione che ora è di calore. Va tranquillo. ZA qua. E finalmente vediamo a salire, però. Sì, eccolo qua, sta bene. Sì. Allora, terzino sinistro e bamba, terzino destro. Giusto? Giocatore in attacco, vedi, l'ha tolto. Allora mi devi dire se giocatore in attacco vuoi pure assalire. Io te lo metto. Poi se vuoi te lo tolgo. E Aurier me l'hai detto, basta. SCC. SCC. Calusta, sempre in panchina. Aspetta un attimo. Allora, ma Sanogo è un centrocampista, non può giocare in attacco. Vedi. Cazzo, quanto è basso sto assalì, me l'ho scordato. È un barattolo e mezzo, ma te l'ho messo prima punta che rende un po' di più. Questo è un orario un po' strano qua. Arancioni contro verdi, quindi però pantaloncini rossi. Va bene, no? Va bene la divisa, che dici?
Capisci, sì, dai. Dammi l'ok per la divisa, Luca. Sì. Il fatto è che non ce vanno. Problema è quello. Dai, costa lavori. Camerun che c'ha 2 stelle e mezzo, non mi pare. Ma io infatti volevo farlo qua pure a chi non si qualificava. Però è vero. Frank sta impicciatissimo. Sta proprio impicciato. Lavoro, esami. No, no. Una volta 4 stelle. No, è basso. Se mi ricordo io è basso. 2 stelle e mezzo, massimo 3. Mo mi stai mettendo a dubbio, però non mi ricordo che era basso. Sì, pure secondo me, venerdì, mercoledì eliminazione diretta, sempre se ci qualifichiamo, che darete pure quello. Il video che avevo postato erano le stelle, le squadre dei club. Avevo postato un video un sacco di tempo fa, però i nazionali non lo so. Sì, dai, famo la sera, tanto basta che si gioca almeno una partita ognuno. Attenzione però a Cameron, metto un po' di imbarazzo la difesa della nostra lavoro che poi esce. Ha fatto un volo quel poraccio. Comunque col Belgio, bella partita Gagliardo, a viso aperto. Questo modulo poi lo so che si imbuca bene che Zaha, peccato, era più facile nella palla bassa. Devi vincere l'ultima partita, la fai con l'Austria, giusto? L'Austria è stronza proprio. Questa la devi vincere. Sì, è proprio tignosa come squadra. Cinica. Poi si è messa subito bene con sta differenza reti. Come va a salire? Bella botta.
tanto va pronto il portiere del Cameroon. Dai, si sta a giocare bene. Perché se butta nello spazio all'interno e serve il giocatore all'esterno? Che cazzo fa a fare quel movimento bellissimo? Bravo che sì, l'ennesimo pallone recuperato, intercettato. Ma però un'ora fatica di decollare. Pensate davvero? E dai, allora un golletto pure stasera. Solo è qua il gran rischio, sono stati fortunati sul rimpallo. Palla gol proprio grande. Aspetta un attimo. Incredibile, Camero in vantaggio. Ah. Dai, c'era andato già vicino. È vero, rimpalli proprio, eh? Persi di giustezza proprio. Sulle fasce. Dimmi se vuoi che alzo l'atteggiamento. Gradella a sinistra per Gervini di stare. Vado. Alzo l'atteggiamento. Comunque pure in pareggio andrebbe bene. Ha giocato con l'Austria. Certo lì devi superare i punti perché devi differenziare lì.
Questo pure sta a perdere sti palloni così dai. Che poi Auriere nella squadra di default gioca proprio terzino sinistro. Però non sta a fare una grande prova. Portiere, esci, vieni. Non so se ha fatto bene a tirare o la poteva passare. Cioè, alla fine ci sta il tiro. Questa è quella di via Reale. Togliere cani. Ha fatto pure un bel gol. Costa d'Avorio smarrita. Calù. Due seconde volte come alzati al massimo. Un miracolo, il tempo ci sarebbe pure. Pure che si mette lì a perdere palla. La sconfitta, anche se vinci con l'Austria, va a 4. Si sperava in un pareggio in Belgio, forse. Scusate, eppure non aveva cominciato male, eh. Manco bene, però non aveva cominciato male, stava a giocare alla pari, però con questo modulo, cioè al centrocampo, si supera facilmente.
Purtroppo mi sa che l'aria che tira è questa. Noi stavamo cercando cioè penalizzato al centrocampo sia quando attacchi sia quando difendi, perché che sia pure giocato bene, però stanno proprio in difficoltà numerica. Peccato. Controllo via la Tunisia. Infatti secondo me alla fine c'è la difficoltà di questo gioco è dare continuità alla squadra che guidi. Perché così. Potrei sì, dovresti sempre stare a cambiare modulo, ma pure a me non è che mi va tanto. Sempre adattare il modulo all'avversario. Perché a vincere si vince, però perché non se vincono le partite ma non si vincono i trofei? Perché? Le partite le vincevamo pure noi umani, parecchie, però i trofei no, perché nella competizione non si riesce a dare continuità e poi si esce dalla competizione, magari c'è pure più vittorie che sconfitte. No, dà un'occhiata alla classifica, se c'è stata qualche fiammella di speranza. Girone F, Camerun, Costa d'Avorio, Belgio, Austria. Praticamente dovresti vincere. Non puoi sperare di riprendere l'Austria, perché stai troppo sotto con la differenza di vinci, vai a 4 e devi sperare che pareggiano Camerun e Belgio e passeresti. Quindi un pareggio di Camerun e Belgio e una vittoria della Natura. Dico bene. Se vinci con l'Austria va a 4 e se Camerun pareggia col Belgio va a 4 pure, state 3 squadre a 4, la differenza reti fa passare l'Austria e te perché comunque ce l'hai uguale al Camerun, però vincendo e loro pareggiando. La fiammella della speranza ce l'hai, cioè se esce il pareggio nella partita del Belgio, se tu vinci passi. Comunque, vabbè, stacco un attimo, poi mi gioco la partita dell'Inghilterra, che pure io me sto messo bene. Un girone strano. Cioè, praticamente col Portogallo o pareggio o perdo è la stessa cosa. Cambia soltanto se vinco. Poi
Pareggio o perdo è la stessa cosa, devo vincere con l'Algeria. No, non è difficile. Aspetta un attimo. Sì, infatti speravo, dai. Non stacco un attimo, poi mangiamo sta partita. Ciao Luca.